Buongiorno gruppo, oggi vi faccio vedere dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica di Chisinau quelli che sono i vantaggi del lavorare col digitale e del poter rapidamente andare a realizzare delle forme di denti lavorando con delle librerie di denti reali che esistono e andare a verificare quelli che sono i punti di contatto e occlusione tra le varie arcate dove toccano i denti, dove vanno in contatto i denti e andare prima a verificare col computer quella che è la distribuzione dei contatti masticatori. È possibile oggi andare, prima di produrre i denti, a calibrare quelli che saranno i contatti dei nuovi denti che andremo a realizzare e mettere nella bocca del paziente. Col computer è possibile caricare forme di denti reali che sono stati prima digitalizzati, vengono scansionati, si creano delle librerie e questi vengono portati dentro al computer ed è possibile soprattutto andare a verificare quelli che sono gli spessori. Vedete che possiamo prendere una sezione del lavoro e vedere quanto spazio abbiamo all'interno per i materiali che devono essere poi stampati in fisico, perché ricordo che i materiali possono essere soggetti a rotture quando si va al di sotto di certi volumi, per cui il materiale non regge più gli stress masticatori. E noi andiamo a scansionare tutto l'interno della struttura e il software, l'algoritmo ci dice esattamente quando siamo fuori da questi parametri. Quindi capisci che avere la produzione digitale della dentatura oggi col computer significa andare a ridurre il rischio poi di problemi, oltre che queste forme ci rimangono in cloud, in memoria, in caso di problemi. Per esempio, questo è un caso problematico che abbiamo realizzato inizialmente, dei design delle forme che la paziente non si sentiva bene. E allora abbiamo proceduto a realizzare una seconda simulazione. Possiamo vedere la differenza tra una e l'altra simulazione. Questa, per esempio, in blu è la prima realizzazione che abbiamo fatto, il primo progetto, però la paziente sentiva un po' troppo stretta la lingua. Allora, un paio di click e il nostro Octavian, che si occupa qua di design all'Istituto di Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica, è andato a progettare un nuovo design, che invece è quello in bianco, che sovrapposto puoi vedere quelle che sono le differenze di posizione dei denti. Tutto questo è possibile farlo con un paio di click in poco tempo. Invece, con la tecnica manuale che si usava un tempo, dove i denti venivano fatti a mano, questo non sarebbe stato possibile. Qua in trasparenza, per esempio, vedi le nuove posizioni dei denti. Questa linea gialla qua è la nuova posizione dei denti, questa è la vecchia posizione dei denti, questa azzurra. E il computer ci dà anche idea di quanto siamo oltre i limiti o se stiamo dentro i parametri che possono essere considerati i parametri di sicurezza. Per esempio, se andiamo nei gaure possiamo vedere fuori i buchi. Metti l'arcata superiore soltanto, ok. Questo, per esempio, l'ha montato ora sull'articolatore. L'articolatore ci vuole far vedere, Octavian, come è possibile andare a simulare quelli che sono i movimenti dell'arcata. Questo è quello che noi oggi possiamo fare con il computer. Era importante farvelo vedere perché uno pensa che va a fare i denti all'estero, ma non ha idea che i denti possano essere realizzati in diverse maniere. E a seconda della metodica che viene utilizzata nel realizzare i denti, poi si apre tutto uno scenario differente nell'assistenza dopo le cure, perché in caso di problemi, se i denti sono fatti a mano, noi dobbiamo rimettere mano in maniera pesante al lavoro eseguito, perdita di tempo, tanti soldi, bisogna ripartire da capo con la progettazione e non è possibile insomma avere i vantaggi di una riparazione oppure una modifica rapida di quelli che sono i denti da modificare oppure da riparare.
Questo che stai vedendo ora, vedi, è l'articolatore che va a verificare quelli che sono i punti di contatto nei movimenti di masticazione tra i denti che quindi collidono, e va a un certo punto a modificare con l'intelligenza artificiale quelli che sono tutti i contatti, le forme dei denti a seconda del tipo di movimento che noi carichiamo nell'algoritmo. Il computer ha adesso simulato il movimento di contatto ed è andato a calibrare tutti quelli che sono i contatti tra i denti secondo quei movimenti che noi abbiamo inserito all'interno di questo progetto. E come vedi, ora i denti non collidono più, sono state modificate le forme con un click, e anche quello che è il comfort masticatorio può essere quindi prestabilito, preparato semplicemente da un algoritmo, dalla macchina. Invece prima andavamo noi a mano a cercare quello che era il comfort masticatorio poi dentro alla bocca del paziente. Non vuol dire che non lo facciamo, lo continuiamo a fare, ma diciamo, se prima dovevamo toccare i denti per un'ora, un'ora e mezza, oggi con metti i denti in bocca, 5 minuti di ritocchi, hai finito, perché il computer ha fatto il grosso e quindi sono stati calibrati tutti quelli che sono i contatti. Vedi, questi sono i fori, per esempio, dove deve essere abitata la vite, l'arcata, e noi possiamo verificare in sezione quelli che sono gli spessori tra i materiali, per esempio 1,6 mm, e quindi capire se siamo dentro o fuori i parametri di rischio rottura dei materiali. Io vi faccio un saluto e faccio anche un grande complimento a Octavian, che è veramente un bravo designer d'esperienza, skillato, possiamo dire, uno dei top 5% che ci sono, posso dire, qua nell'Est Europa. E buon lavoro. Buon lavoro, e io vi faccio un saluto dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica. Qua ci abbiamo anche gli altri designer che stanno lavorando sempre sui pazienti che sono adesso in clinica. E noi oggi abbiamo la giornata con i dottori, sono arrivati i dottori qua dalla clinica di Iași, dalla clinica di Bucarest. E io devo finire adesso la mia slide, perché poi c'ho il discorso da fare a tutti i dottori. Vi faccio un saluto, poi vi mando qualche foto dalla giornata di oggi.